Radio DJ Carlo Lucarelli. Radio DJ è ancora di giallo con Carlo Lucarelli, il radiodramma di Radio DJ. Ciao a tutti, questa è Radio DJ, state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli di nuovo qui a raccontarvi assieme a Fabio B un'altra strana storia della metà oscura del mondo della musica. Ci sono strane storie che hanno come protagonisti i musicisti e altre che hanno la musica come colonna sonora, come in un film. Ma ce ne sono alcune che con quella colonna sonora si intrecciano, ci entrano direttamente nel mondo della musica, anche se sono storie criminali. Come se il film parlasse allo stesso tempo di giallo, di thriller e di musica. Ecco, questa è una storia così. Questa è una storia che vede come protagonisti criminali, poliziotti e musicisti, tutti insieme nello stesso film, che non è un film, ma è accaduto veramente a Los Angeles. Perché questa è la storia del Rampart Case, dello scandalo del Dipartimento di Polizia di Rampart e dei suoi legami con il mondo dell'hip hop di Los Angeles. Comincia tutto alle 4 di pomeriggio del 18 marzo 1997 nel Ventura Boulevard di Los Angeles. Frank Liga è un agente del Dipartimento di Polizia e se ne sta andando in giro con una macchina sotto copertura. Si ferma ad un semaforo rosso e gli si affianca un SUV verde che pompa hip hop a tutto volume. Dentro c'è un tizio di colore con la testa rasata che, dice Liga, ha scritto direttamente gangster sulla faccia. Liga è un poliziotto, abbassa il finestrino per parlare al tipo e il tipo gli fa un gesto cattivo, gli mostra il dito come una pistola e gli dice anche punk, I'll put a cap in your ass, bastardo, ti pianto una pallottola nel sedere. Liga lascia perdere, tira dritto con la sua auto ma il SUV lo segue e al semaforo seguente lo affianca di nuovo. Liga chiama aiuto con la sua radio, poi tira fuori la sua pistola, una berretta calibro 9. Vede che il tipo ha tirato fuori anche lui una pistola, una automatica 45 cromata, e allora Liga spara dentro il SUV, manca il tipo, spara di nuovo e lo prende. Il SUV sbanda e si ferma contro una stazione di servizio. Liga salta fuori con il suo distintivo da poliziotto e dice di chiamare il 911, il numero di emergenza della polizia americana. La polizia arriva e constata che il tipo è morto. Ma chi è il tipo? È un poliziotto anche lui. Si chiama Kevin Gaines e fa parte della Crash Unit, della squadra d'assalto, una specie di squadra mobile specializzata nella lotta alle gang del distretto di Rampart di Los Angeles. A quel punto Liga finisce nei guai. Liga è un poliziotto ed è bianco, Gaines è un poliziotto ed è nero. Vuoi vedere che Liga non la racconta giusta? Vuoi vedere che hanno litigato per motivi razziali? A Liga, quel tipo che ascolta il rap in macchina gli sta antipatico, litigano e finisce a schioppettate. C'è una campagna stampa. Solo qualche anno prima c'erano stati i riots, i disordini di Los Angeles, in seguito all'arresto violento di Rodney King da parte di un gruppo di poliziotti bianchi che lo avevano massacrato di botte. Liga e la città di Los Angeles finiscono in causa per un risarcimento, così si approfondiscono le indagini e salta fuori un particolare sulla vita di Kevin Gaines, il tipo del SUV verde. Kevin Gaines fa un secondo lavoro, come molti poliziotti, fa la guardia del corpo, come molti poliziotti appunto, ma lui lo fa per un tipo molto particolare. Il padrone della Death Row Records, una delle più importanti case discografiche di hip hop, che si chiama Marion Hugh Knight Jr., detto Suge. Tonight's the night that I plan my hit. Yeah. Deep cover on the incognito tip. Breaking rules off if I have to. Filling gaps too. Show you so you know I'm coming at you. I guess that's part of the game. But I know it's somebody who think they just gonna come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm on a mission and my mission won't stop until I get the one who maxing at the top. I hope you get his ass before he drop. Kingpin kicking back while his workers sling his rocks. Coming up like a fat rat. Big money, big cars, big bodyguards on his back. So it's difficult to get him. But I got the hooker with somebody who knows how to get in contact with him. Hit him like this and like that. Let him know that I'm looking for a big fat dope sack. What ends the spin, so let's rush it. If he wanna handle it tonight, we'll discuss it. Do it on his time, at the fool's place. Take my strap just in case one of his boys recognize my face. Cause if he do, then he's another witness to hit. Because I'm going deep cover. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and you don't stop.
cause it's 187 on an undercover car. Suge Knight è un tipo particolare. Certo, qualunque padrone di una casa discografica pieno di soldi in una città come Los Angeles potrebbe assumere guardie del corpo. È ovvio, è naturale, ma lui è un tipo particolare. Suge Knight viene da Compton, un sobborgo a sud di Los Angeles, che allora veniva considerato uno dei posti più pericolosi degli Stati Uniti. Adesso è solo il 17°. Un ghetto, di quelli che si vedono nei film, e anche peggio, con un tasso di omicidi di 8 volte superiore alla media nazionale. A Compton nascono gang e nascono gruppi di gangster rap come i Compton's Most Wanted, gli NWA, i Nigger with Attitude, e rapper come Eazy-E. Da Compton viene Sugar Bear, orsacchiotto di zucchero come lo chiamavano da bambini, che abbreviato diventa Suge. Suge è un bestione che gioca a football al college, fa il bodyguard per star dei rhythm and blues come Bobby Brown, organizza concerti e poi si mette in proprio fondando la sua casa discografica che poi diventerà la Death Row Records. Un imprenditore, insomma. Un imprenditore di successo. Qualcuno però dice che i soldi per mettere su la Death Row vengano dallo spaccio della droga, che ci vengano anche riciclati con i dischi e che Suge abbia modi parecchio spicci. La casa discografica decolla con un singolo, Ice Ice Baby, del rapper bianco Vanilla Ice, perché le royalty del brano sono quasi tutte di Suge. Vanilla Ice gliela lasciate, dice qualcuno, perché Suge l'ha fatto tenere per i piedi fuori dal terrazzo del 20° piano finché non ha ceduto. Ma attenzione, sono solo voci. Come sono voci, voci molto insistenti, che Suge faccia parte di una delle gang più famose degli Stati Uniti, i Blood. I Blood nascono proprio a Compton, all'inizio si chiamano Piru Gang, dalla Piru Street, che sta appunto a Compton. Diventano presto una federazione di gang che si oppone all'altra grande federazione di giovani gangster di Los Angeles, i Crips. I Blood hanno un segno di riconoscimento, che è il colore rosso. Lo portano addosso nelle bandane, nei cappellini, sulle scarpe, dovunque. Ecco. Mario Suge Knight di solito si veste di rosso. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. The point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, in my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove, I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Peace, Burn Avenue. Dramma di Radio DJ. Kevin Gaines, il poliziotto della squadra d'assalto del distretto di Rampart ucciso da Liga, è una delle guardie del corpo di Suge. Ma Gaines non è l'unico poliziotto nel libro paga del padrone della Death Row. Ce n'è un altro che fa sempre parte della squadra d'assalto della Rampart, anzi ne è quasi il capo, un nero tarchiato dallo sguardo cattivo che si chiama David Mack. Ecco, anche David Mack è un tipo molto particolare. Anche lui viene da Compton, come Suge Knight, anzi, era proprio un suo vicino. David è un atleta del college, un campione di atletica leggera con parecchi record negli 800 metri. Sarebbe andato alle Olimpiadi se non si fosse rotto una gamba, così molla lo sport e si arruola in polizia. Fa carriera Mac, perché è bravo. Servizio di pattuglia per le strade di Los Angeles, poi la narcotici, la squadra d'assalto e anche una medaglia per atti di eroismo. È uno bravo Mac,
un duro che sa battere le strade. Ma mica solo come poliziotto è bravo. È bravo anche in un altro mestiere, David Mack, quello del criminale. Nell'agosto del 1997 Mack rapina la sede di Los Angeles della Banca d'America. Entra vestito di grigio con un uomo d'affari, si fa aprire la porta di sicurezza da una cassiera con una scusa e a quel punto apre il vestito e tira fuori una pistola mitragliatrice Tech-9. Assieme ai due complici ripulisce la cassaforte, che proprio quel giorno ha ricevuto un versamento speciale, e si porta via più di $700,000. Lo prendono perché le indagini scoprono che la cassiera che gli apre la porta è Erolyn Romero, una ragazza con cui Mack ha una storia extraconiugale. In galera David Mack continua a vestirsi come faceva fuori, di rosso, rosso sangue, blood, come Suge Knight. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, 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 dead. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. For the punk motherfuckers that's showing out. They wanna rumble. Mix a man, cook him in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a cat, that's pointed at your ass. So give it up smooth. Ain't no telling when I'm down for a jack move. Here's a murder rap to keep ya dancing. With a crime record like Charles Manson. AK-47 is a tool. Don't make me act a motherfucking fool. Me and you can go toe to toe, no mate. I'm knocking niggas out the box. C'è un altro poliziotto della squadra d'assalto della Rampart che fa da guardia del corpo a Suge Knight, e anche lui è un tipo particolare. Arriva negli Stati Uniti da Porto Rico quando è un ragazzino, osserva dalla finestra gli spacciatori che gestiscono i marciapiedi della città e sogna di diventare un poliziotto per arrestarli. Così almeno dice suo avvocato, e suona un po' strano, perché dopo una carriera nella squadra anti-gang simile a quella di Mack, Perez finisce dentro con una serie di accuse che neanche i poliziotti corrotti dei film. Spara ad uno spacciatore disarmato e poi lo fa condannare falsificando le prove. Si frega $800,000 di cocaina dalla cassaforte del dipartimento. Viene sospettato di aver partecipato ad una serie di rapine, tra cui anche quella alla Banca d'America di Los Angeles, svuotata da David Mack. E quando si decide a parlare in cambio dell'immunità, fa il nome di più di 70 poliziotti di Rampart coinvolti in attività illegali. Sparatorie senza motivo contro criminali disarmati o persone innocenti, pestaggi negli uffici della polizia, favori fatti alle gang rivali, traffico di droga, rapine, cose così, da gangster più che da poliziotti. Arriva una task force messa insieme dal capo della polizia di Los Angeles e scoppia il caso Rampart. Same way, straight putting it down for California, yeah.
David Mack che in galera si veste di rosso come un Blood. Rafael Perez che fuori servizio si fa fotografare vestito di rosso mentre con le mani fa il segno della gang, le dita piegate sul petto a formare le lettere B, L, O, O e D. È complicato ma ci si riesce. Tutti nel libro paga di un altro che si veste spesso di rosso come Suge Knight. Ma c'è un'altra cosa che li lega tutti al padrone della Death Row Records, la casa discografica di star dell'hip hop come Tupac e Snoopy Dogg. Un'altra accusa, un'altra voce forse, ma comunque un'indagine che li vede assieme ad un altro poliziotto della squadra d'assalto di Rampart, Nino Darden, anche lui arrestato nello scandalo. È un omicidio. L'omicidio di un rapper di New York che si chiama Notorious B.I.G. La storia di Notorious Christopher George, l'attore Wallace, detto Biggie Smalls, Frank White, ma soprattutto Notorious B.I.G. l'abbiamo già raccontata. Notorious B.I.G. viene ucciso probabilmente per vendicare la morte di un altro rapper, Tupac, ucciso a sua volta qualche mese prima. Due vittime, si dice, della rivalità violenta delle due principali case discografiche del rap e dell'hip hop, la Bad Boy Records di New York e la Death Row Records di Los Angeles, quella di Suge Knight. A Notorious B.I.G. sparano mentre si trova in macchina fermo ad un incrocio. Gli sparano, dicono i testimoni, da una Chevrolet Impala SS, una di quelle macchinone lunghe che vanno di moda in America. Una Chevrolet Impala nera. Una macchina uguale viene ritrovata nel garage di David Mack, dopo che viene arrestato per la rapina alla banca, davanti ad un muro tappezzato di poster di Tupac. E c'è anche un testimone che descrive il killer di Notorious B.I.G. con i tratti di David Mack. E i colleghi di David, Perez e Darden, erano in servizio quella notte, la notte in cui Notorious venne ucciso, proprio dalle parti del museo dell'automobile, nel Wilshire Boulevard, dove c'era un party da cui il rapper era appena uscito. E Darden, dopo l'arresto, confessa e dice che è stato proprio Mac a sparare a Notorious su mandato di Suge Knight. Ma poi Darden ritratta, le prove non ne saltano fuori, il caso si sgonfia e l'omicidio di Notorious B.I.G. rimane irrisolto. First things first, I pop up, freaks all the honeys, dummies, playboy bunnies, those wanting money, those the ones I like cause they don't get Nathan but penetration, unless it smells like sanitation, garbage I turn like doorknobs, heart throb never, black and ugly as ever, however, I say Gucci down to the socks. Rings and watch filled with rocks. And my jam knocking in Mitsubishi. Girls pee-pee when they see me. Navajo creep me in they teepee. As I lay down laws like Island Coppet. Stop it. If you think they're gonna make a profit. Don't see my ones, don't see my guns. Get it? Now tell your friends, Papa hit it. Then split it in two as I flow with the Junior Mafia. I don't know what the hell stopping ya. I'm clocking ya. Versace shade watching ya. Once you grin, I'm in game begin. First I talk about how why dress is this and diamond necklaces, stretch Lexuses, the sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper, help you reach the climax that your man can't make. Call him, tell him you'll be home real late and sing the break. I got that good love, girl, you didn't know. Good love, girl, you didn't know. You don't need nobody else. Think of that song, how it's so long. Thought I got that good love, girl, you didn't know. One more chance. I got that good love, girl, you didn't know. Sembra una storia da film, quella dello scandalo del distretto di Rampart, un film con una colonna sonora tutta rap e hip hop. E infatti di film da questo caso ne hanno fatto parecchi, primo tra tutti la serie televisiva The Shield, che sembra ricalcare tutta la vicenda della squadra d'assalto con un protagonista, Vic Mackey, che si differenzia da David Mack soltanto perché è un bianco invece di un nero. Tanto che la serie doveva chiamarsi proprio Rampart, ma poi ha cambiato nome per non avere guai con il dipartimento di polizia di Los Angeles. E poi scene di polizia corrotta e violenta come i Strange Days di Catherine Bigelow, con i due poliziotti bianchi che sparano al rap, o Training Days di Denzel Washington, che invece è nero come Mack e altrettanto corrotto.
e anche videogames come Grand Theft Auto San Andreas. Ma nonostante una colonna sonora da classifica, che comprende l'hip hop in tutte le lingue di Los Angeles, compreso lo spagnolo del gangsta rap salvadoregno, portoricano e messicano, la storia della Rampart è una storia vera, con un sacco di gente finita dentro, come Mac, Darden e Perez, e di teste che saltano, come quella del capo della polizia di Los Angeles che non viene più rieletto. Tutti dentro o fuori per tanti motivi, tranne Marion Hugh Knight, detto Suge, che nonostante tutte le voci che da sempre girano su di lui, nonostante tutte le accuse, omicidi, droga e blaz, in galera per davvero, non per qualche mese, lui non c'è mai stato. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Time.